Teresin, Teresin, Teresin. Bambini, voi lo sapete dove si trova Teresin? Voglio raccontarvi una storia vera. E questa storia è proprio ambientata a Teresin. C'era una volta un posto bellissimo. Si chiamava Teresin ed era una piccola cittadina vicino a Praga. Gli abitanti di Teresin, guardando dalle finestre delle loro case, vedevano i verdi monti e il fiume che scorreva accanto. A Teresin c'era anche una fortezza a forma di stella che doveva difenderla. Ma visto che non c'erano nemici, rimase senza soldati. Un giorno, quando ormai nessuno temeva più la guerra, arrivarono i nemici. Erano soldati vestiti di nero. I loro stivali facevano molto rumore e gli abitanti impauriti si rinchiusero nelle loro case. Per molto tempo si sentirono i passi dei soldati risuonare tra le stradine di Teresin. E tutti avevano paura. Da quel momento si sarebbe chiamata Teresastadt. Poi un giorno tutto cambiò. Una lunga fila di persone con una stella gialla sul vestito attraversava le vie della cittadina. I soldati vestiti di nero li portavano nella fortezza a forma di stella. Sul portone d'ingresso avevano messo una scritta in tedesco: Arbeit macht frei, che vuol dire il lavoro rende liberi. Erano arrivati a Theresienstadt. All'interno della fortezza trovarono ad aspettarli altri soldati vestiti di nero. Tra le mani alcuni avevano il fucile, altri dei frustini, e altri tenevano al guinzaglio dei grossi cani, anch'essi neri, come i loro padroni. Le persone che avevano la stella gialla cucita sul vestito si guardarono l'un l'altro. Avevano detto loro che sarebbe stata una città nella quale avrebbero vissuto in pace e senza paure, e dove potevano vivere come volevano. In quel posto gli avevano detto che non avrebbero più visto armi, e non avrebbero più subito maltrattamenti se si fossero comportati secondo le regole. I giorni trascorrevano e ogni giorno arrivava qualcuno di nuovo. C'erano anche molti bambini. Avevano voglia di giocare, di cantare e anche di suonare. Ma quello era proibito. Volevano andare a scuola, ma quello era proibito. Non avevano molto da mangiare, ma con l'aiuto dei grandi qualcosa in più c'era sempre. Faceva molto freddo in inverno, ma essendo tante persone in una stanza, un po' si riscaldavano vicenda. Un giorno, era il febbraio del 1942, nevicava, e insieme ad altre persone con la stella gialla arrivò una giovane donna. Si chiamava Ilse Weber, aveva 39 anni, era poetessa e musicista. Era bella, aveva i capelli neri ed era sempre sorridente. Camminava accanto al marito, Willy, e teneva per mano il suo piccolo figlioletto, Tommy. Un giorno Ilse trovò una piccola stanza nascosta alla vista dei soldati vestiti di nero. La fece dipingere con disegni colorati e gioiosi, e quella stanza divenne lo scrigno rifugio per i suoi piccoli amici. Da quel momento per loro era diventata la zia Ilse. Nello scrigno rifugio leggeva loro delle fiabe, delle ninna nanne, e così quei bambini ritrovavano l'atmosfera familiare, dimenticavano la fame e il freddo. La voce di Ilse li rapiva e i loro occhi in quei momenti non vedevano gli orrori del campo, ma solo fate buone,
orchi cattivi, streghe con gli artigli e maghi e folletti. E le pareti della stanza diventavano prati fioriti, verdi colline e boschi incantati. E vivevano le loro avventure da piccoli eroi, immersi nel loro sogno di libertà. Dopo qualche tempo, Zia Ilse portò matite colorate e fogli di carta ai suoi bambini e insegnò loro a disegnare le loro fantasie. Portò anche dei piccoli quaderni affinché imparassero a scrivere i propri pensieri e a giocare con le parole. E quando infine portò il suo liuto, fece cantare loro le ninne nanne che aveva scritto. Fuori da quello scrigno rifugio c'era il buio, la tristezza e la paura. Ma lì in quella stanza regnava il sole e l'arcobaleno, i dolci suoni delle loro voci e la libertà. Lì non potevano entrare i soldati vestiti di nero e le urla non erano di terrore, ma di felicità e libertà. Zia Ilse aveva compiuto il suo piccolo miracolo. Era riuscita a far ritrovare la gioia di vivere a tanti bambini. Ma un giorno l'orco delle fiabe si presentò loro. I soldati vestiti di nero fecero l'appello e presero tutti i bambini. Li caricarono su un treno per portarli in un posto che nessuno conosceva: Auschwitz. Zia Ilse non poteva lasciare i suoi bambini e chiese di salire anche lei sul treno per star loro vicino e poter ancora cantare insieme. Erano i primi giorni dell'ottobre del 1944. Il viaggio fu lungo e quando arrivarono a destinazione videro prima un cartello: Auschwitz-Birkenau. E poi, sul portone d'ingresso, di nuovo la scritta: Arbeit macht frei. Il lavoro rende liberi. Impauriti, si guardarono attorno. C'era solo desolazione, persone scheletriche, con pigiame a righe e con la stella gialla, urla dei soldati vestiti di nero e l'abbaiare di cani lupo, e videro dei lunghi camini dai quali usciva del fumo. I soldati vestiti di nero fecero scendere dal treno Ilse e i bambini e li fecero andare verso questi camini. Ilse capì che quella era la fine del loro viaggio nella vita. Prese i bambini per mano e insieme a loro entrò in una grande stanza. Quando i soldati vestiti di nero chiusero il portone, dall'alto sentirono un soffio potente che stava scendendo verso di loro. Zia Ilse fece sedere intorno a sé i suoi bambini. Si diedero tutti quanti la mano l'un l'altro e iniziarono a cantare la loro ninna nanna. Si addormentarono tutti, uniti dalle loro piccole manine, e non si svegliarono più. Numi, numi aldati, numi, numi gendati,
Passarono alcuni mesi e quegli uomini neri che tante cattiverie avevano fatto furono sconfitti e tutte le loro malvagità vennero alla luce. Molti furono condannati per il male che avevano fatto, altri scapparono e si nascosero per il resto dei loro anni. La guerra era ormai finita e le paure del passato erano svanite. I bambini potevano giocare di nuovo liberi nei cortili e per le strade. E così il mondo ritrovò la pace. Ancora oggi, se prima di andare a letto si guarda fuori dalla finestra, ci sono più stelle nel cielo e chiudendo gli occhi, il canto dolce e soave di una ninna nanna accompagna il sonno di tutti i cuori puri. È il canto di quei bambini che si erano addormentati per sempre insieme a zia Ilse.